Lo Shabbat è il settimo giorno della settimana, il sabato, il giorno in cui, addirittura, secondo l'Antico Testamento, Dio stesso si è riposato dopo aver creato l'universo intero. Simbolicamente, lo Shabbat indica non solo un giorno della settimana, ma anche il tempo del riposo, del recupero delle energie, il tempo della crescita personale, del ripristino, della guarigione. Quindi il momento del riposo dello Shabbat è per tutti un momento necessario e fondamentale per riparare i danni del corpo, per accrescere le sue potenzialità e per recuperare le proprie energie. Sì, ma come farlo al meglio, nella maniera più efficace? Stai con me e lo scopriremo insieme in questo episodio. Benvenuto e benvenuta a Una Mela al Giorno, il primo podcast italiano di cura integrata per imparare a prenderti cura di te e vivere ogni giorno in salute e con una grande energia. Io sono il dottor Paolo Bruniera, fisioterapista, osteopata e health coach, ideatore del metodo Equilibrium, e mi occupo quotidianamente di migliorare la vita delle persone che soffrono e che stanno cercando una soluzione per aumentare il proprio stato di salute e superare la propria malattia. Il nostro corpo è normalmente sottoposto a stress. Te ne ho già parlato nell'episodio numero 3 di questo podcast, dal titolo Lo stress è fondamentale per la nostra salute se sai come affrontarlo. Questo è inevitabile e non ha in sé nulla di sbagliato, a condizione che garantiamo al nostro organismo, al nostro corpo, i corretti spazi e i tempi di recupero. Così come è intuitivo comprendere che i nostri muscoli e le nostre articolazioni hanno bisogno di Shabbat, è possibile comprendere che anche il nostro intestino, anche la nostra mente, il nostro cuore e perché no, anche la nostra anima e il nostro spirito ne sentono la necessità. Ogni parte fondamentale che costituisce l'essere umano ha bisogno di rifugiarsi in uno spazio, un momento di inattività, di riposo, di tranquillità e di silenzio. Ma il modo di riposare può essere diverso per ciascuna delle singole parti che costituiscono l'essere umano. A questo punto ti chiederai: ma allora quali sono le corrette attività per riposare tutte le parti del nostro essere? E che caratteristiche deve avere il riposo per essere davvero efficace? Innanzitutto il riposo deve sottostare a tre regole fondamentali. Primo, deve essere ciclico. Non è possibile lavorare per 48 ore di fila per poi riposarsi. Oppure immagina di poter mangiare ininterrottamente per 8 ore per poi fare 3 giorni di digiuno. È inefficace oltre che dannoso. Stressare una parte del corpo, una funzione particolare, per un periodo eccessivamente prolungato può creare dei danni permanenti che non si possono recuperare pienamente con la fase del riposo successivo. Immagina un atleta che continua a correre e in un bel momento, dopo aver stressato eccessivamente la parte di un muscolo, lo lesiona. Si creerà una rottura. Certo, dopo il corpo può andare a riparare, il muscolo può di nuovo tornare a essere integro, ma lì ci sarà sempre una cicatrice, ci sarà sempre una zona più debole che a seguito del trauma ha perso una parte della sua funzionalità. Oppure immaginate un ginocchio che si è usurato troppo, si è logorato e addirittura va incontro a una lesione di una struttura articolare come un menisco o un legamento. Quindi in questo caso il riposo forzato successivo a un'iperattività non comporterebbe un recupero completo, ma lascerebbe uno strascico, un danno che non può essere più recuperato. Per questo è necessario conoscere questa regola e conoscere inoltre le potenzialità della parte del nostro organismo che stiamo utilizzando durante l'allenamento piuttosto che durante una determinata funzione, sottoponendola a uno stress. Questo ci consentirà di programmare gli slot di tempo dedicati al lavoro e quelli dedicati al riposo, in modo da programmare inserendo lo spazio adeguato a riposo all'interno delle singole attività che abbiamo programmato. Quindi, se abbiamo deciso di studiare per un determinato periodo, ci garantiremo ogni tot uno spazio di tempo di recupero. Così come se stiamo costruendo un piano di allenamento fisico, ci terremo l'adeguato tempo di recupero, di riposo, affinché durante quel riposo il nostro corpo possa recuperare le energie e andare incontro a quella fase di catabolismo, di costruzione e di miglioramento della nostra struttura muscolare per garantirci sempre una migliore performance. Il secondo punto fondamentale è che il riposo deve essere proporzionato, ovvero la seconda caratteristica fondamentale per il riposo davvero efficace è che questo deve essere proporzionato all'intensità e alla durata del lavoro appena svolto, alla fatica che abbiamo appena fatto.
Non posso riposarmi solo per 5 minuti dopo aver corso un'intera maratona. Mi raccomando, non dimenticare mai questa regola. Il riposo deve essere proporzionato e dall'altra parte non devi eccedere in un eccesso di riposo, perché tutti gli eccessi possono essere potenzialmente dannosi. Infatti, anche un eccesso opposto, anche un riposo eccessivo, porta all'inedia e alla debolezza. Passiamo ora al terzo punto, la terza caratteristica del riposo affinché sia veramente efficace. Il riposo deve essere specifico, ovvero deve essere una forma di riposo adeguata a rispondere alle esigenze della parte di noi che ne ha bisogno. Lo Shabbat per il sistema digestivo, ad esempio, può essere una giornata di digiuno. Per il sistema invece muscolare e scheletrico può essere una giornata di inattività fisica o di attività estremamente leggera. Per la mente può essere un momento di sonno, mentre per il cuore può essere una giornata trascorsa con chiami. Lo spirito, ad esempio, può avere il suo Shabbat quando può smettere di lottare contro una mente di tipo reattivo. Ciò accade durante la meditazione o nella preghiera, mentre la mente si quieta, sostituendo i pensieri di giudizio e di lotta con i pensieri invece di accettazione, perdono e di gratitudine. Dobbiamo tornare ad ascoltarci e ad accordarci con i nostri ritmi personali e naturali per percepire quando e quanto dobbiamo riposare. Ma ci sono anche dei metodi per allenare il corpo al riposo, rendendolo più efficace. Il sonno, per esempio, che rappresenta un'attività di recupero equilibrata e completa per molti sistemi contemporaneamente, ad esempio sia per il sistema della mente che per quello dell'aspetto muscolare e scheletrico, non è sempre stato organizzato come lo conosciamo oggi. La maggior parte di noi utilizza il sonno in modalità monofasica, 8 ore di sonno di fila ogni 24 ore, mentre normalmente i mammiferi utilizzano il sonno polifasico, ovvero dormono in più momenti durante le 24 ore durante la giornata, e vedremo insieme nel prossimo episodio come apprendere questa capacità con delle tecniche specifiche e come inserire il sonno polifasico nelle nostre abitudini di vita quotidiane per avere più tempo a disposizione per noi stessi e per recuperare comunque tutte le energie necessarie. Inoltre vedremo un po' alla volta quali sono le caratteristiche ottimali del letto e dell'ambiente dove dormiamo ogni giorno per poter avere un riposo ottimale e poterci risvegliare ogni giorno in salute e con una grande energia. Spero che queste informazioni ti siano veramente state utili, ti possano servire, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Bye bye! Se questo podcast ti è piaciuto e ti è stato utile, condividilo con i tuoi amici e lascia una recensione su iTunes. Questo mi aiuterà a rendere questo podcast sempre più visibile, raggiungendo e aiutando un numero maggiore di persone. Inoltre ti invito ad iscriverti cliccando sull'apposito tasto, così sarai sempre aggiornato sulle nuove puntate. Se ti va, puoi seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, su Instagram o sul mio canale YouTube, cercando Dottor Paolo Bruniera, oppure sul mio sito www.paolobruniera.it, dove potrai trovare tantissimo materiale utile da scaricare per aiutarti a vivere ogni giorno in salute e con una grande energia.